con le stesse prestazioni, quindi abbiamo deciso di mantenere le dimensioni che avevamo là. Questa sono prodotti dell'Olmatro, è un'azienda, è un'azienda diciamo leader nel settore con cui abbiamo instaurato un rapporto, oserei dire, di amicizia, perché l'abbiamo spesso qua, ci confrontiamo. Abbiamo, siccome che abbiamo gli stessi prodotti su due metri, abbiamo preso questo che è un pistone idraulico che serve per rimaricare, questo è quello che avevamo noi prima. Abbiamo preso uno più grosso con delle polline che ci consentono di arrivare fino a 1,5 metri di estensione, quindi con questi attrezzi in sinergia possiamo riuscire a arrivare a 1,5 metri ed è una misura veramente importante. Possiamo operare, questo serve per puntellare, per alzare, si può fare un po' di tutto. Questo è un semplice puntello, però tanto semplice non è, nel senso che sono comunque attrezzature che sono omologate e testate per l'utilizzo che fanno i vigili del fuoco. Quindi serve per mettere in sicurezza vettura o il camion, piuttosto che in maniera che si possa lavorare in condizioni di sicurezza. Questo è una parte integrante del pistone, cioè si mette diciamo nelle parti della macchina e serve per l'appoggio di quel pistone lì, un cuneo che serve per appoggiare il pistone. Serve a doppie funzioni, questo è un punteruolo per spaccare i vetri laterali, ha una molla che io l'appoggio e da un colpo spacca il vetro. Questa invece è una sega per vetro, cioè il parabrezza anteriore, a volte ci sono delle situazioni in cui non si può toglierlo, do un colpo con questo e con questo seghetto riesco a fare un taglio sagomato nel parabrezza della macchina. Questo è uno strumento che abbiamo già in dotazione su quel mezzo, che usiamo, molto semplice però che usiamo. Che fa funzionare con la torre faro, è una torre faro più macchina che serve per illuminare il luogo dell'intervento, in più ha le prese per attaccare più quello che serve l'intervento. Una parte posteriore, diciamo in alluminio, che poi va a finire sul tetto, e nella parte davanti, in quel vano là, è stato fatto lo spazio per il caricamento del gestore stradale, che è stato fatto. Quindi questo praticamente in linea di massima è tutto il lavoro che è stato fatto. Due pompe che servivano per l'antincendio boschivo, è stato tolto tutto ed è stata messa una pompa, come dicevo prima, ad alta pressione. Questa lavora con tubi più piccoli ma a pressione più alta. Avremo qua in distaccamento il cestello che è stato acquistato con i famosi soldi dati alla legge Mancia. Anche qui i lavori sono stati seguiti passo passo, tre di noi sono andati su in ditta la settimana scorsa a seguire i lavori, hanno fatto fare ulteriori modifiche perché c'era qualcosa che per noi andava fatto in maniera diversa. Il mezzo è veramente bello, è un daily 4x4, quindi abbiamo acquistato un mezzo con la trazione integrale, un cestello di 25-24 metri, con dimensioni contenute. Cioè.